gente, direi proprio che adesso possiamo andare avanti ed esplorare l'ultima parte di livello. Dunque, in questa prima sezione del video mi vedrete utilizzare l'altra build, quella di agilità, cioè di abilità, scusate, perché purtroppo ancora una volta ho avuto problemi con l'audio, con l'altro personaggio, tranne che nella parte finale con la boss fight, grazie a Dio, però il percorso fino alla boss fight era completamente craccato. Di conseguenza lo faccio con quest'altra build qua, eh. Molto bene, dunque, allora, un'altra cosa che volevo mostrarvi, che ho imparato da poco, è un effetto molto interessante riguardante queste evocatrici. Dunque, se noi uccidiamo un'evocatrice, come qua, vedete che i nemici perdono l'abilità e vengono stunlockati. Di conseguenza, se noi spariamo a uno di questi nemici mentre è lì che barcolla, abbiamo la probabilità del 100% di fargli un attacco critico, Questo ci tenevo a mostrarvelo. Okay, dai, allora andiamoci in sto benedetto livello, andiamo da questo boss. Dunque, prima di fare ciò però, se è la prima volta che passate, andate a uccidere l'evocatrice, eh? È molto importante andare a uccidere l'evocatrice, poi vedrete il perché. Ok, intanto qui utilizzo questo stock fantastico che ho trovato al castello di Kainarz, che si chiama Reiter Palash, o Reiter Palash, non lo so, nome strano, comunque è uno stocco davvero interessante, perché oltretutto l'attacco trasformazione fa sì che questo stocco possa sparare, davvero bello, eh? Adesso non l'ho ancora potenziato un granché, però lo farò in futuro, eh? Molto bene, molto molto bene, molto molto bene, speriamo stavolta che non mi si fotta l'audio. Dunque, allora, una tattica fantastica contro questi energumeni è quello di fare l'attacco in corsa, o comunque l'attacco in schivata, e dopodiché l'attacco pesante, perlomeno con i pugnali. Funziona da Dio davvero, eh? Li trivializziamo in un attimo. Oltretutto questo personaggio che ho adesso è di livello più basso rispetto a quello che mi vedete utilizzare nel walkthrough, eh? Però essendo incentrato totalmente sull'agilità, cioè scusate, ancora questa agilità, porca miseria, sull'abilità, fa più danni, è molto più efficiente con quelle armi lì. Ok, questa è la nuova zona, molto evocativa, molto bella, davvero fantastica. Piace un casino. Dunque, allora, come vedete qua abbiamo nemici che ci caricano con tutto quello che hanno, eh. Soprattutto quei maledetti pistoleri, fucilieri incazzosi, che quelli ce l'hanno proprio a morte con noi. E quindi è meglio andare su da questo lato qua, questa scala, eh. Adesso attenzione però, perché il fetentone è sul ponte, però dall'altro lato del ponte, vedete, c'è una bestia molto potente. Quello che dobbiamo fare è non farci bloccare dalla bestia sul ponte, altrimenti siamo nella merda. Alright! Fantastico! Molto bene. Ma questo perché? Perché la prima volta che c'ero passato qua ero morto, ma aveva bloccato lì e nel ponte c'è poche chance di schivarlo come Dio comanda questo nemico. Di conseguenza, molto meglio scattare verso di lui. Un po' come facevamo con i porcelli, per evitare che ci caricassero. Correre incontro a loro è la tattica migliore, Molto. Fucker! Non farmi ciò che mi fai la bua. Ah, qua ne abbiamo un altro. Oh cazzo, non è ancora morto, credevo fosse morto. Con lo stocco non gli facciamo tanti danni, ma con i pugnali, mamma mia. Devo potenziarlo ancora lo stocco, eh.
è a malapena più 6, quindi non fa un granché di danni. Però ho idea che avrà veramente sarà veramente un'arma ottima in PvP, perché ha una velocità d'attacco davvero elevata, soprattutto quando la si estende. Guarda lì che roba. Solo che non stalloca più di tanto i nemici, questo è l'unico punto debole. Ok, qua adesso in questo caso spuntiamo proprio dove ci sono i nemici più tosti, quindi non conviene venire giù di qua, piuttosto conviene andare su di sopra. Intanto la gemma che abbiamo ottenuto, oh, ve la faccio vedere, questa qui, guarda, potenza attacco fisico più 18%, questa è una gemma importantissima, veramente, non vedo l'ora di equipaggiarla sui miei bei pugnalozzi. Ok, quello che dobbiamo fare invece è venire su di qua. E adesso sblocchiamo una scorciatoia davvero utile per il farming e per altre cose. Allora, qui abbiamo un portale innanzitutto. E sì, dobbiamo andare prima nel portale, ok. Questo portale ci, per l'appunto, teletrasporta dall'altro lato, diciamo, di questa zona, di questa strada, in un altro edificio. E grazie a questo possiamo far fuori un'altra evocatrice che c'è qui in zona, che evoca continuamente questi mostri. E l'evocatrice che abbiamo ucciso prima alla lanterna lì della cappella fa la stessa cosa, perché anche lei è vicina nella zona. Ah! Mori! Ok, mi stavo incasinando un po' i comandi, inutilmente, tra l'altro. Allora, magari andiamo prima a sbloccare la scorciatoia. La scorciatroia è qui. Questa qua non è nient'altro che quell'ascensore che avevamo trovato bloccato. È quello lì. E per sbloccarlo, per l'appunto, dobbiamo scendere da qua. Tutto lì. Ah no, ho detto una stronzata, ok. Ho detto una grandissima stronzata. Non dobbiamo tirare la leva. Cioè, ho fatto una stronzata, non ho detto una stronzata. Dobbiamo tirare la leva, ma dobbiamo premere il pulsante. Che il pulsante ci fa salire su, 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 su. Addirittura fino al primo... la prima lanterna in assoluto del villaggio di Arbul. Scusate un po' la telecamera intanto, non so se è aumentata la zona. Per inciso, se noi andiamo su di qua c'è il famoso primo ponte dove c'è la prima evocatrice, Infatti vedete qua abbiamo tutti i nemici e giù lì c'è sto benedetto. Intanto mi ha preso, mi ha fatto tanta bua, porco cane. Quanti danni. È incredibile, tu continui a salire di livello, diventi sempre più forte, ma c'è sempre il nemico che riesce a farti sgranare gli occhi con uno dei suoi attacchi. È qualcosa di micidiale. Pacca la miseria. Guarda qua, questo qua addirittura ci vuole talmente tanto bene. Talmente tanto bene che ci è venuto pure appresso. Ok. Allora. Sì. Così. Oltretutto, non l'ho detto, questo Writer Ballash può essere buffato, eh? Che è veramente awesome! Come direbbe qualcuno. Ok, dunque qua attenzione. Molta attenzione perché abbiamo, guarda un po' lì, un'altra di queste belve. Cazzo, finita la stamina. Voilà. Molto veloce l'attacco di quest'arma, davvero. Ok, questo qua, frammenti gemelli. Oh che merda, la prima volta mi aveva droppato un pezzo di pietra del sangue. E qua mi è andata meno bene.
Però qui ne otteniamo un altro, eh. Comunque sì, vi avviso già, queste bestie qua possono droppare pezzi di pietre del sangue. Quindi questa zona qua, questa seconda parte della cappella di Yharghul, è un ottimo spot per fare il farming di questi pezzi. Chiaramente, adesso, poi magari più in avanti, ci saranno altre zone, ovviamente. E ci sono altre zone, ve lo posso assicurare, Ok, dunque, adesso qua abbiamo sbloccato la scorciatoia e possiamo tornare indietro. Possiamo tornare indietro, far fuori l'ultima evocatrice e dopodiché tutti quegli abomini giganteschi che avevamo sulla strada, li aggiriamo in poche parole e li abbiamo tutti quanti di spalle. Vengo giù con te! Vengo giù con te io! No, porco cane. Va a vedere. Adesso il drop è finito a mezz'aria. Guarda lì che cagata. Ecco, questa è una cagata che succede un po' troppo spesso. Quando uccidi i nemici e li fai cadere giù dai... di rupi, cliff e quant'altro. Che il drop si ferma a mezz'aria. Quello non è affatto bello, Soprattutto se magari è un NPC che droppa oggetti unici, quello non è affatto bello. Ok, come promesso, vedete, siamo alle spalle di tutti quanti. Guardali che bello. Adesso se noi ci facciamo furbi, utilizziamo un bel ciottolone per non attivarli tutti quanti insieme, e così con la solita combinazione attacco in... Ah, questo qua è uno di quelli che sputa. Ok, anche meno resistente. Sì, l'unico stronzone è questo qua. No, questi sono gli imprevisti. Oh Cristo. Ah, io ti faccio fuori a colpi di pistola, maledetto. Datemi indietro le mie anime piuttosto. Anzi, i miei echi del sangue. Ancora con queste anime. Vedete quante sono, sono tante. Qua si livella veramente in un attimo, Mi scuso ancora per la morte veramente imbarazzante di prima, gente. Però questi nemici qua sono veramente rognosi, perché di per sé non fanno un danno poi tanto assurdo. Però hanno uno di questi attacchi a sorpresa, quello che mi ha fatto per l'appunto, che ti tirano giù tranquillamente mezza barra vitale con un colpo, guarda che bastardo, questo qua fa lo spammer. Te lo do io lo spammer, amico. Questo è fare lo spammer. Oddio, vedo già la gente in PvP con quest'arma cosa farà. Questa e il Tonitrus saranno due piaghe assurde, almeno per i primi tempi, Ok, allora, prima di andare dal boss, direi che qua c'è ancora qualcosa, se la mia memoria non mi inganna, come molto spesso fa invece. No, guarda lì, c'è ancora qualcosa. Conoscenza del folle, così la riporto a 60. Prima ce l'avevo a 70, però ne ho utilizzate ben 10 per acquistare dei frammenti gemelli, che li posso acquistare adesso lì al sogno del cacciatore, perché dovevo potenziare questo Writer Palace, non avevo voglia di fare il farming, altrimenti... prima di poter fare sto video dovevo aspettare l'ira di Cristo. Quindi se non fosse per quello ne avrei 70. Chissà se riesco ad arrivare a 100, ma probabilmente sì. Ok, allora qui c'è il boss. Dunque adesso magari vi faccio vedere, cioè taglio qua il video e
vi lascio al mio primo tentativo che ho fatto con l'altra build, col Tonitrus e la lama di Ludwig, dove il primo tentativo ho cannato, mentre nel secondo sono riuscito a sconfiggerlo, e dopodiché magari vi faccio vedere anche con questa build qua come questo boss possa venire veramente disintegrato in pochi colpi. Qua c'è una boss fight, ho già capito, e oltretutto c'ho l'arma a rischio. Vabbè, chi se ne frega, noi ci buttiamo nella mischia. Allora, lì vedo un cacciatore sul cibo. Là c'è una campanella. Cosa così? Ah no, è una di quelle streghe maledette. Ah! Non una! Quante ce ne sono? Chi è costui? Ma che schifezza immonda, ovviamente. Già. Poteva essere picco. Solo! No, ma guarda un po' le dimensioni. C'è qualcosa che non va! Che sei brutto, mamma mia. Brutto, grosso e bello. Oddio. Qua mi farà un culo che non oso neanche immaginare. Guarda che roba. Guarda che devo pestargli i piedi o qualcosa così. Ah, e più ci sono le streghe che tirano addosso anche il fuoco. Bello. Vieni qui! Ho capito! Allora devi andare proprio in mezzo, ovviamente in mezzo, e prenderlo a legnate. Lì! Vedi, qua c'è un punto morto, c'ha queste gambe qua che rompono un po' le palle, no? Che schifezza immonda. Aia. È un'onda d'urto di quelle toste. No. No, che bagasce. Mi hanno beccato quelle lì. Porco mondo. Ok, altro tentativo. Questa volta invece utilizziamo i pugnali, potenziati per bene, e ho idea che potrebbero essere particolarmente efficaci contro questo bestione, anche perché veramente io in questi ultimi video mi sono ostinato a usare queste armi di forza, ma non mi ci trovo, sono troppo lente, troppo lente. La build di abilità è veramente quello che fa per me. Ok, intanto mi ha preso in pieno, proprio la prima cosa che ho fatto, ma porco cane ancora. Devi vedere la differenza. Adesso è un po' arrabbiato l'amico. Ma fa niente, si è arrabbiato. Guardalo lì. Intanto ero rimasto senza stamina, ovviamente. Ma
troppi tentacoli, amico. Ma come continua a scalciare, porco cane? Questa pastiglia di sangue bello, vediamo un po'. Oh, cazzo, piantala di sputare. Oh merda, oh merda, lo sapevo, questa volta non l'ho schivata. Aspetta un momento, ma vuoi dire che puoi andare sul piano di sopra? No, io come un pirla qua di sotto e poi andare al piano di sopra a far fuori le stronze. No, cazzo, questo. No, questo qua è com'è? Ve lo ricordate il demone della torre di Demon Soul? Porco cane, è la stessa medesima cosa. No, a saperlo prima, cacchiarola. A saperlo prima. Ma no. È buon, dai, si impara qualcosa di nuovo sempre. Che ormai c'è sto boss gigantesco che è lì a farti il culo, non stai lì a guardarti, a guardare il panorama più di quel tanto, eh? Ups. Ups. Qua ho sbagliato io. Ah, è venuto giù anche lei, grazie. Però ne è rimasta una, credo. Ah, quelle sono le mie anime, i miei echi del sangue. E giù là. Macciolo, ma allora se è così il boss diventa due volte più facile dopo. Qua puoi vedere. Eh sì, guarda, c'è ancora una. Quella lì invece tira attacchi, non lo so che cazzo è, arcano forse. Finite, no? Come dire? Ah, qui c'era l'altra scala. Magari gli posso addirittura saltare addosso e fargli un attacco dall'alto, vuoi dire? Cioè, sarebbe troppo una figata. Ah-ah! Hai capito, ecco com'è la storia. Macciola. Che fai, mo? Ma gli ho fatto un danno scarsissimo. Wow, qui l'ho schivato per culo. Sì, ma probabilmente devi andare al piano di sopra. Dopodiché credo. Oddio, la pioggia. Pioggia di porcheria che ci tira addosso questo qua. Via, troppi attacchi. Ah, ok. Si ragiona così, sarà meglio. Ma stai scherzando? Spina dorsale gialla, ok, molto bene. Nuovo oggetto per i Charis Dungeon, bello. Allora sì, vedete, questo boss qua veramente con i pugnali qua dell'agonia, no, lama della pietà, scusate, lama della pietà qua si va da Dio, e poi bisogna andare qua negli angoli vicino alla porta, vedete, lì ci sono quelle due scale, si va su, si fanno fuori tutte le megere,
lo si può attaccare sia di sopra che di sotto. Vedete che sono entrambi efficaci i sistemi. Non male davvero. Però sinceramente pensavo qualcosa di un po' più... non lo so, mi ha lasciato un po' così sta boss fight rispetto alle altre, ma vabbè, pazienza. Ok, ora dove siamo? Che cavolo è quello lì in fondo? Qui la storia si fa interessante. Chi è costui? Hai capito. Cosa ha da dirci? Ah, non ha da dirci niente, non è vivo. Edificio Aula Magna, wow, questa sì che è una sorpresa. Ok, questo era quell'altro posto che vi avevo menzionato poco tempo fa, in, su più quale video, che dicevo che quando si andava a sinistra della grande cattedrale, prima di aver sconfitto il ragno, si veniva catapultati qua. E avviene la medesima cosa qui dal villaggio di Argur, quindi sono delle scorciatoie veramente facoltative. La più importante è quella lì, appunto, all'ipogeo, perché lì si ottiene il Tonitrus, e quindi quella è importante, ma se no non è un problema davvero. Molto molto bene, quindi siamo arrivati anche qua, perfetto. Niente, direi che il video si è fatto più che lungo, e ci vediamo nel prossimo, gente. Bye bye.